Molto interessante e positiva la notizia che ci sarebbe un compratore per quel che riguarda le Terme di Carignano, cioè una società, una ditta, non so bene chi sia, che sia interessata e pare abbia acquisito, diciamo, le quote di questa società. Perché mi fa piacere? Intanto perché io sono l'assessore regionale proprio che ha delega alle attività termali, quindi mi interessa proprio direttamente anche come attività qui come assessore regionale. Non mi giunge nuova questa notizia, nel senso che da diverse settimane ho ricevuto diverse sollecitazioni e richieste, diciamo, di informazioni legate alle Terme di Carignano, quindi mi aspettavo, diciamo pure che immaginavo che qualcuno avrebbe partecipato. E avendone oggi riprova, posso dire che come regione, come assessore, sono completamente a disposizione anche dell'amministrazione comunale di Fano per portare avanti insieme un percorso che possa far sì che queste terme, chiuse ormai da alcuni anni, andate in declino nell'ultimo decennio fino appunto alla chiusura, possano avere un rilancio come punto di riferimento fondamentale e importante per Fano, la provincia di Pesaro Urbino, per quel che riguarda il turismo e il richiamo, diciamo, verso i nostri territori da altre regioni e anche dall'estero. La cosa che mi può, diciamo così, far particolarmente piacere è che questo percorso l'avevo intrapreso quando ero sindaco a Fano, avevamo proprio valorizzato quelle aree tramite una variante, poi si è, diciamo così, contrapposti in buona parte la sovrintendenza all'epoca e sotto alcuni aspetti anche l'allora provincia di Pesaro che, diciamo così, non aveva completamente avvallato quella nostra variante, ponendo quindi dubbi alla proprietà, facendo in modo che le cose non solo non si sviluppassero ma andassero poi a un lento declino fino alla chiusura che avvenne nei primi anni 2011-2012-2013, vado un po' a memoria, ero allora sindaco a Fano. Bene, quindi che sia un buon viatico per una buona ripresa e ripeto, massima collaborazione insieme all'amministrazione comunale di Fano e della Regione Marche per portare avanti questo progetto.